Ben ritrovati nella rubrica del tabacco. Oggi andiamo a vedere quest'altro tipo. Questo tabacco qui è lo Scandinavic Mixture, l'abbiamo già visto in altri video, ve ne avevo già parlato e oggi lo andiamo a aprire. La confezione è già aperta, quindi qua solitamente avete la classica etichettina, qua dovete andarla a strappare ad aprire e il tabacco si presenta in questo modo qui, in un taglio Mixture. Molto più sbriciolato del classico ribbon. Ora lo chiudiamo e andiamo a vedere com'è composto. Allora, all'interno abbiamo del Black Cavendish, del Barley e del Virginia. Sia all'apertura della busta che in fumata avremo sentori sia al fatto che al gusto di frutti, di vaniglia, diciamo, e di nocciole. È una busta da 50 grammi, è un tabacco che va bene per tutto il giorno, quindi lo potete fumare dalla mattina alla sera senza nessun problema, senza aver problemi di avere lo stomaco pieno, quindi anche a stomaco vuoto lo potete fumare, non vi darà nessun tipo di problemi. È ideale per chi vuole iniziare a fumare la pipa perché ha un'ottima combustione, mantiene sempre lo stesso aroma dolce e armonioso senza darvi troppi problemi di sapori strani, di odori particolari e così via, quindi va bene sia dall'esperto sia dal principiante. La combustione è veramente eccezionale, non tenderà mai a spegnersi in nessun tipologia di pipa, quindi curva, molto curva, dritta, potete fumarla veramente in qualsiasi tipo di pipa e non vi darà mai nessun tipo di problema. La combustione è veramente buona, il gusto rimane per tutta la fumata, sia questo sapore di frutta, diciamo, sia il sentore di vaniglia e anche questo nocciolato leggero che vi seguirà tutta la fumata, rimarranno sempre persistenti, quindi è veramente un'ottima mistura. E quando lo andate ad acquistare ha un'ottima umidità, quindi non è né troppo secco né troppo bagnato, quindi è veramente ottimo anche per questo, per il principiante, perché basterà il principiante aprire la confezione, caricarlo in pipa e fumarlo senza nessun tipo di problemi. Quindi è un tabacco che vi consiglio. Ve ne avevo già parlato altre volte di questo tabacco, ve l'avevo consigliato anche quando ho fatto il video per la prima pipa, quindi ho deciso di riportarvelo e ve lo faccio vedere, così sapete anche cosa c'è lì. Una cosa importante su questo tabacco: non avete problemi che scalda, perché su nessun tipo di pipa, quindi radica, morta, pannocchie, schiume, l'ho provata anche in terracotta, è veramente molto molto difficile che il tabacco vada a scaldare troppo la pipa, quindi è veramente ideale per tutti voi. Con questo chiudiamo e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!